Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 14 giugno 2023, San Eliseo Profeta. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. L'estate è ai nastri di partenza e Ostuni dovrà farsi trovare pronta cercando di risolvere o quantomeno ridurre le criticità legate alla viabilità e ai parcheggi che negli anni hanno contraddistinto negativamente la nostra città. A seguito dei grandi flussi di turisti che giornalmente visitano la Città Bianca. Nei pomeriggi appena trascorsi, il sindaco Angelo Pomes, l'assessore alla viabilità e parcheggi Laura Greco, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia e il dirigente del settore opere pubbliche Giovanni Spalluto hanno avviato una serie di sopralluoghi per valutare misure indirizzate ad una migliore ed efficiente fruibilità della costa e del centro urbano. La novità sarà che per quest'anno i parcheggi sulla costa saranno gratuiti. Il comune di Ostuni ha individuato e sta valutando due nuove aree parcheggio in vista della stagione estiva: il Foro Boario, quando non utilizzato per gli eventi estivi, e l'area mercatale di via Nino Sansone, con l'utilizzo di servizi navetta che consentirebbero di raggiungere il centro storico. Ipotesi emerse in queste ore più che concrete al vaglio dell'amministrazione comunale. Il servizio. Stiamo facendo una serie di sopralluoghi per quanto riguarda i parcheggi realizzati l'anno scorso lungo la costa. Ci sono tutta una serie di situazioni da migliorare per garantire una maggiore fruibilità, una maggiore tutela ambientale, per interdire tratti alle auto, tratti demaniali che ancora sono appannaggio di tante persone che, nonostante la presenza dei parcheggi, non perdono l'occasione per deturpare quello che è il nostro sistema costiero. Quindi stiamo, insieme agli assessori Angelo Brescia e Laura Greco e alla presenza anche del dirigente dei lavori pubblici, l'ingegnere Spalluto, stiamo verificando tutte quelle che sono le azioni da porre in essere nel più breve tempo possibile per impedire appunto la fruizione delle aree demaniali, migliorare la fruizione dei parcheggi esistenti che vanno manutenuti, ripuliti, segnalarli adeguatamente perché non c'è un'indicazione chiara per turisti che vogliono godere delle bellezze delle nostre spiagge. E poi la novità sarà che per quest'anno garantiremo un servizio gratuito nelle more che questi parcheggi e queste strutture siano efficientati e quindi dotati anche di servizi igienici e di quanto necessario per renderli servizi adeguati e moderni. Stiamo valutando e verificando il parcheggio qui a Torre Pozzelle, abbiamo verificato e verificheremo Santa Lucia, Gorgognolo, Costa Merlata, Creta Rossa Est e Ovest, quindi garantendo una ideale e ottimale fruizione di tutto il sistema costiero del litorale sud, e lo faremo appunto nella massima rispetto e tutela ambientale della pista ciclabile. Sono allo studio anche valutazioni per garantire una maggiore fruibilità e vivibilità delle aree urbane, quindi in particolare del centro storico, ed è molto probabile, e stiamo valutando in queste ore anche con l'assessore Maffei, la possibilità di utilizzare nelle more che ci siano eventi estivi il Foro Boario e in estrema ipotesi anche l'area mercatale, ovviamente garantendo quello che è un servizio migliore di quanto lo è stato negli scorsi anni attraverso un'adeguata comunicazione, un'adeguata segnaletica e, se necessario, soprattutto per l'area mercatale, anche attraverso l'utilizzo di servizi navette che possano agevolare l'accesso e la fruibilità del centro storico. Fissata la data per la proclamazione dei 24 consiglieri che comporranno l'assise comunale di Ostuni. L'ufficio centrale elettorale ha comunicato come data lunedì 19 giugno alle 12 presso il chiostro di Palazzo San Francesco. Il primo consiglio comunale di Ostuni dovrà essere convocato entro 10 giorni dalla proclamazione e dovrà svolgersi entro i successivi 10. Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue 2023. Per l'occasione, l'Avis Ostuni ha organizzato, in collaborazione con le associazioni locali,
una giornata per ogni fascia di età, ricca di numerosi appuntamenti che vanno dalla prevenzione allo sport e al divertimento, passando per la cultura e per la musica. Tutte le iniziative si terranno presso il Circolo Tennis di Ostuni. Si inizia dalle 17:30. Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli, le visite mediche di controllo, momenti di ballo e di storia locale, nonché la celebrazione della Santa Messa alle 19 presso la Chiesa di San Francesco. La giornata si chiuderà con una cena spettacolo alle 21:30, sempre al Circolo Tennis, con gli Italian Style Band. Si è concluso l'anno scolastico e presso l'Istituto Tecnico Pantanelli Monnè, nella sede di via Silletti, si è svolta una mattinata conclusiva che ha ripercorso i progetti PON realizzati durante l'anno. Gli studenti, insieme ai docenti, hanno vissuto momenti di aggregazione, sano divertimento e crescita sociale, condividendo le iniziative e le nozioni acquisite. Il bilancio del dirigente scolastico Natale Palmisano. È stato un progetto sviluppato in un arco di tempo veramente molto ridotto. Ma nonostante questo, il bilancio è sicuramente positivo, perché ci ha dato la possibilità a tutti di metterci in gioco, a cominciare da me per primo, dai docenti e dagli alunni, in un contesto completamente diverso rispetto a quello che normalmente viene messo in atto nella didattica tradizionale. Il mio auspicio a questo punto è che tutto quello che è venuto fuori da questi progetti possa avere una ricaduta sull'attività curriculare che verrà progettata a partire dal prossimo anno scolastico. Quindi io spero vivamente che tutto ciò che è venuto fuori da questi progetti sia di slancio per una innovazione della didattica e per una ricaduta positiva nell'offerta formativa per i nostri ragazzi. Si è spento il professor Pietro Melillo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 11 nella parrocchia dei Santi Medici. È venuto a mancare all'età di 74 anni Giovanni Amati, assistente amministrativo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16:30 nella parrocchia dell'Annunziata. È deceduta Maria Francioso, vedova Cavallo, aveva compiuto 83 anni. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16:30 nella parrocchia della Madonna del Pozzo. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo: cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani, venti deboli, temperature stabili, mare poco mosso. Citazione odierna: gli ostacoli si superano, le paure si vincono e le soddisfazioni arrivano. Tempo al tempo. Grazie per aver preferito la nostra informazione.